Per i Fuzimib i livelli statici a 16.617 e 16.500 punti continuano a respingere i tentativi di allungo del basket, costringendolo dentro la fase di lateralità che caratterizza i corsi ormai dalla seconda metà di settembre. Ormai sembra assodato che anche questo avvio d'ottava non dovrebbe riservare ulteriori sorprese e chi fosse interessato a perseguire strategie rialziste dovrebbe attendere un test del supporto tecnico a 16.180 punti. Ottobre alla ribalta per Eni, grazie all'intervento della trend line dinamica tracciata sul daily chart con i top del 29 aprile e del minimo del 2 agosto. La seduta del 5 ottobre ha poi generato un segnale di forza grazie al recupero della soglia psicologica dei 13 euro e la violazione a rialzo della trend line dinamica espressa con i minimi crescenti del 23 maggio e 3 agosto. Detta trend line dovrebbe ora contribuire alla tenuta del trend rialzista di medio periodo in atto, ed in tal senso un test di cambio di stato sarebbe funzionale all'implementazione di ulteriori strategie long che avrebbero come punto d'ingresso 3,10 euro, target primario a 14 euro e stop loss sotto i 13 euro. Area tecnica di interesse fondamentale per Eurostoxx 50, chiuso a rialzo dalla trend line discendente espressa con i top intraday dell'8 agosto e del 22 settembre. Il triangolo in formazione con detta trend line e quella rialzista tracciata con i minimi crescenti del 3 agosto e 16 settembre dovrebbe determinare una direzionalità più netta almeno nel proseguo di settimana. In questo senso, se si andasse verso i top della scorsa ottava a 3.043 punti, il segnale generato sarebbe di acquisto ed aprirebbe ad opportunità long che avrebbero come target i 3.100 punti in prima battuta e successivamente i 3.120 punti.